Buongiorno a tutti, ben ritrovati nel mio canale. In questo video vi volevo parlare di floriterapia di Bach e pensavo di partire proprio dal contesto storico e dal pensiero di Edward Bach, che non era soltanto inerente la floriterapia. Bach era una persona che aveva delle idee ben precise anche rispetto a come si dovrebbe educare un bambino, anche rispetto a come una persona si dovrebbe rapportare con la propria vita. E queste informazioni sono interessanti perché ci fanno capire che i fiori di Bach nascono dal pensiero di quest'uomo. Edward Bach ci ha lasciato diversi manoscritti che poi sono stati uniti insieme e c'è un famoso libro della Macro Librarsi, che è questo, ora ve lo mostro, ed è Le opere complete di Edward Bach. E questo libro è interessante perché dentro a questo libro si possono trovare i pensieri di Edward Bach, alla base dei quali scaturisce poi questo metodo di cura che egli ha ideato, ma che si basa sui suoi pensieri, sulla sua filosofia di vita. E una delle opere contenute in questa raccolta è Guarisci te stesso, per cui in realtà i fiori di Bach non sarebbero qualcosa che ha il potere di curare, ma sarebbero, secondo anche la filosofia del loro scopritore, un metodo per iniziare un processo di autoguarigione. E l'autoguarigione, secondo il suo pensiero e secondo anche il mio, è l'unica possibile, perché in tutte le persone che riescono ad andare oltre una malattia importante e seria, sicuramente c'è un cambiamento profondo, ed è questo adattamento che permette a queste persone di guarire. Questo non è un voler denigrare la medicina, che certamente ha la sua efficacia, a cui tutti quanti ricorriamo quando è necessario, ma è importante anche comprendere che noi abbiamo un ruolo all'interno del nostro processo di guarigione, che non è secondario, ma è anzi primario, e quindi che la malattia ci ha fatto sicuramente bene perché ci ha permesso di fermarci a riflettere su qualcosa, ma anche ha sottolineato come noi, se ci siamo ammalati, non eravamo in un momento in cui ci stavamo rispettando pienamente. Io sono Claudia Navarini, sono counselor a mediazione corporea. In questo canale vi parlo di fiori di Bach, del metodo delle cinque ferite e di crescita personale nella vita. Accompagno le persone in percorsi di counseling in cui utilizzo anche i fiori di Bach e conduco dei percorsi di formazione e approfondimento sui fiori di Bach e le cinque ferite per professionisti che vogliono integrare questo metodo alle discipline che stanno già utilizzando per aiutare gli altri. Cos'è quindi la floriterapia e che cosa rappresenta? La floriterapia rappresenta un metodo efficacissimo di riconnetterci alla nostra parte autentica e di comprendere quali sono le situazioni che ci hanno allontanato da questa parte autentica, in quale situazioni noi non ci siamo rispettati. Infatti, quando si utilizzano i fiori, si arriva a compiere un processo di consapevolezza. Qualche settimana fa mi è capitato di prescrivere dei fiori testati con la radiestesia, come io sempre faccio, per una persona che si trovava in una relazione non molto equilibrata, perché il suo partner era da poco uscito da un matrimonio ed era ancora molto dispiaciuto per la fine del suo matrimonio. E quindi questa persona si sentiva, nonostante l'altro fosse sufficientemente presente, di non essere sufficientemente apprezzata e considerata, in quanto i pensieri del partner erano ancora rivolti alla sua vecchia famiglia. Ho preparato questa miscela per questa persona, ci siamo sentiti dopo qualche giorno e lei mi ha detto: guarda, sono ritornata prepotentemente nella mia ferita da abbandono, però continuo a prendere i fiori e vediamo cosa succede. Poi non l'ho sentita per qualche giorno, l'ho ricontattata per sapere come stava andando e mi ha detto: è finita, è chiusa, ho chiuso la relazione, perché io stavo comprendendo che per l'altro ero un tamponare questo momento difficile, ma in realtà non era veramente preso da me. E quindi quando ho iniziato a prendere i fiori ho deciso di entrare attraverso delle domande nel profondo di questa verità che sentivo, e l'altro ha confermato tutto questo, ha confermato che stava bene con me in questo momento,
perché si sentiva supportato rispetto al dolore che stava vivendo. E io ho chiuso la relazione. Poi ho passato 2 giorni a piangere e mi sono resa conto dopo che è stato meglio così per me, perché mi devo concentrare adesso su altre cose. Quindi vedete che quando si prendono i fiori si arriva proprio alla consapevolezza. È un'autoguarigione quella che avviene attraverso i fiori. Su Bach si sente dire tanto e di più. Ci sono persone che, parlando di floriterapia, dicono che Bach ha iniziato dalla medicina classica e poi è diventato batteriologo e successivamente si è reso conto che così non trattava le malattie e ha scoperto questo metodo. Io sapevo un'altra versione. Tenendo conto che la prima penicillina, ovvero il primo antibiotico, è stato scoperto all'incirca 6 anni prima che Eduard Bach morisse, dobbiamo tener conto del contesto storico, quello che dicevo prima. Bach è diventato medico in un'epoca in cui la medicina così come la intendiamo noi, quasi non esisteva. Esisteva un po' di chirurgia, esisteva l'omeopatia, che invece riusciva a risolvere alcune malattie, che era utilizzata anche negli ospedali, e all'estero lo è utilizzata anche negli ospedali, non ovunque, anche nell'America centrale e nell'America latina vengono utilizzati i fiori di Bach in ospedale, in questi paesi vengono utilizzate anche le medicine alternative in ospedale. Da noi un medico che pratica delle medicine alternative in ospedale, a meno che non lo faccia su un suo parente, cose che credetemi io ho visto fare in ospedale, verrebbe chiamato un esorcista praticamente. Io ho iniziato a lavorare in ospedale nei primi anni 80, nell'84 ho iniziato come allieva infermiera e vi assicuro che io ho visto trattare dei pazienti con un tumore in fase terminale per la terapia del dolore con l'agopuntura, da parte di medici che lavoravano correntemente in quell'ospedale e che conoscevano l'agopuntura e la praticavano o a un amico di famiglia o a un parente. E non mi è capitata una volta, mi è capitato diverse volte. Tenete presente che all'epoca la morfina che si utilizzava per trattare il dolore delle malattie tumorali ci arrivava dalla farmacia direttamente nelle bottiglie dell'acqua minerale, e il tipo di vita che faceva la persona che aveva un tumore era quella di bere la morfina e poi dormire tutto il giorno. Ad esempio adesso c'è la morfina a rilascio lento, non provoca queste situazioni. Tornando ai fiori di Bach quindi ha iniziato a studiare questo metodo quando la medicina praticamente non esisteva, e sicuramente ha studiato le coltivazioni batteriche perché ha studiato i nosodi, non tanto perché ci fosse un interesse suo personale nella batteriologia, che anche quella doveva esistere ancora in fase embrionale, suppongo, rispetto ad ora. I nosodi sono dei rimedi omeopatici che vengono prodotti direttamente con le secrezioni dei malati, diluite, dinamizzate, e vengono utilizzate proprio per cambiare il terreno del, tra virgolette, paziente. Il terreno era un insieme di caratteristiche fisiche e mentali, ma forse soprattutto mentali, che predisponeva un certo tipo di persone a contrarre certe malattie. E quindi il rimedio omeopatico serviva per cambiare il terreno. Bach non era soddisfatto neanche dell'omeopatia, sentiva che ci doveva essere qualcosa di più e qualcosa di meglio. E si è concentrato talmente sul suo progetto che io sono andata a guardarmi un po' di medicina energetica cinese, e la milza è un organo che viene colpito quando ci sono delle idee ossessive. E sicuramente Bach aveva l'idea ossessiva di trovare un metodo per poter curare bene le persone. E infatti poi è stato lui ad essere operato d'urgenza per un tumore alla milza che gli è stato asportato, ma i medici gli avevano dato non più di 3 mesi di vita. Lui ha continuato a dedicarsi ai suoi studi fino a quando poi si è reso conto di essere guarito, perché era abbondantemente superato quel periodo di 3 mesi e lui stava bene. Da lì poi ha iniziato ad allontanarsi anche dall'ambiente ospedaliero, perché si è deciso che doveva compiere i propri studi ritirato, ascoltando soprattutto quello che gli suggeriva la sua interiorità, e da lì si è dedicato a lunghe passeggiate, è entrato in contatto in connessione con queste erbe e ha percepito quello che loro potevano darci in termini di guarigione. Questo per rendere un po' di giustizia a
all'immagine che viene data di Edward Bach. Lui non ha mai aderito in realtà alla medicina classica, e allora era piuttosto primitiva ancora. Le sue idee si basavano sul fatto che la malattia nasce quando noi non ci rispettiamo. Causa delle malattie, secondo Edward Bach, erano la costrizione, quindi il non essere liberi di fare quello che si vuole, il fanatismo, la paura, le varie forme di paura, l'ignoranza, l'irrequietezza, l'impazienza, l'indecisione, il terrore, l'indifferenza, il dolore, il dubbio, e questi stati d'animo corrispondono poi ai 12 guaritori. La floriterapia è semplice e Edward Bach voleva che fosse semplice. Lui ad un certo punto ha portato la medicina fuori dal contesto universitario e anche fuori dagli ospedali, e diceva che tutti la possono praticare questa medicina perché è semplice e saperla utilizzare non è una questione di studio ma di esperienza. Addirittura ad un certo punto lui aveva utilizzato come canali di diffusione di quello che lui faceva la stampa. Ovviamente non avevamo internet, ma c'erano i giornali. E questa è una cosa che ha dato molto fastidio al mondo della medicina. I rimedi di Bach non contengono nessun principio attivo, ma sono in grado di modificare le energie collegate agli organi e ai meridiani del nostro corpo. E qui mi rifaccio al grande lavoro, alla grande opera del naturopata Dietmar Kramer, che è stato quello che secondo me ha portato avanti la floriterapia di Bach. La guarigione, quando si tratta di utilizzare i fiori di Bach, avviene togliendo strati e quindi sovrastrutture della nostra personalità. Si parte da quello più esterno, in cui ci sono i problemi che la persona sta vivendo nel momento presente, e poi si scende sempre più sotto. È per questo che alle volte accade di sentirsi bene inizialmente e poi si attraversa qualcosa che magari riguarda il nostro passato, anche lontano. Quando questo accade, di solito è perché si sta scendendo più in profondità. È per questo che la floriterapia andrebbe affrontata, secondo me, con un approccio diverso da come la si utilizza, e il meglio di sé lo dà se viene affrontata su un periodo lungo, perché è lì che può trasformare veramente le persone, portarle in uno stato di grande consapevolezza, che ha come effetto collaterale anche l'aumento dello stato di salute. Poi la persona potrebbe trovarsi nella realtà dei fatti incasinata nella vita, perché nel momento in cui tu dici no alle cose che non ti piacciono, hai le tue belle gatte da pelare, ma se persegui quello che vuoi, difficilmente starai male. Potrai avere 500 casini da risolvere al giorno, ma ti sentirai benissimo. Per portare la persona che si rivolge a me alle vere cause che la tengono magari bloccata in un determinato punto della propria esistenza o che gli hanno provocato una malattia, e allora il percorso di counseling può avere senso in quanto accompagna la persona durante questa malattia, per vedere di favorire il processo di guarigione, lavorando da un punto di vista completamente diverso di quello della medicina classica, ovviamente. E però alla fine c'è un'interazione, e diciamo che le due diverse medicine si possono aiutare per raggiungere un risultato simile, che un risultato comune, che è quello della guarigione della persona. E in questo video credo di avervi dato un'immagine un pochino più completa e profonda sia del pensiero di Edward Bach sia anche del modo in cui va intesa la floriterapia, che non è una cura, mi prendo quella cosa e mi passa il mio problema, è un entrare veramente fino alla radice del problema per guardarlo e comprenderlo, ed è da lì che parte la guarigione. Il video finisce qui, vi mando un grande abbraccio, spero che vi piaccia e che scriviate qualcosa nei commenti, qualche domanda. C'è poca interazione su questo canale, poca interazione intesa come domande e risposte, e questo è un po' penalizzante anche per i video, e visto che la mia dedizione penso che voi possiate non metterla in dubbio, perché sono qui da tantissimo tempo, mi dispiace anche un po'. Vi invito veramente a interagire e a interagire anche creando delle discussioni. Io sono aperta e libera, sono aperta a tutto, altrimenti veramente comincia a diventare uno sforzo quasi inutile. Sono sicura che risponderete al mio appello. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!